Ci troviamo nel Media Center del Viola Park, qua per conoscere e presentare un nuovo giocatore della Fiorentina assieme al direttore generale Gio Barone. Buongiorno direttore. Buongiorno. E soprattutto benvenuto a Fabiano Parisi. Buongiorno, grazie mille. Come stai? Quali sono le tue prime impressioni qua al Viola Park e soprattutto sei contento di far parte della famiglia Viola? Sì, sono molto contento, sono venuto ieri e la mia prima impressione è stata molto positiva. Ti posso dire che mi sono innamorato del Viola Park, perché per quanto riguarda il giocatore c'è di tutto e sono molto contento di iniziare. Direttore, ha già avuto modo di osservare Fabiano in questi primi allenamenti? Sì, l'ho visto ieri sera, anche se ieri sera non si è allenato col pallone, un pochino, ha fatto tanta corsa, l'ho visto anche questa mattina, però la cosa importante è che l'ho visto per 2 anni all'Empoli, dove voglio ringraziare per il lavoro che ha fatto l'Empoli su Fabiano e l'abbiamo seguito. Era 2 anni che si seguiva dai tempi di quando lui giocava con l'Empoli in Serie B e quindi siamo super felici di averlo qui con noi alla Fiorentina. Fabiano, ci troviamo qua perché proprio vogliamo conoscerti meglio, quantomeno iniziare a conoscerti meglio, quindi hai voglia di raccontarci un po' del Fabiano bambino, i primi calci al pallone e come ti sei approcciato a questo mondo inizialmente? Sì, io vengo da una scuola calcio del mio paese, la Pro Elpinia, e poi a 16 anni sono andato a giocare a Roma, a Lieve Elite con la Vico Perconti, poi l'anno successivo mi ha comprato il Benevento e ho fatto la primavera. E poi è stato un anno difficile, ma piano piano sono uscito fuori, mi ha preso l'Avellino in Serie D, che quell'anno fallì dalla B e scesi in Serie D, poi ho vinto la Serie D con l'Avellino. Sono cresciuto tantissimo, perché comunque quelle categorie ti aiutano a formarti e a capire il vero valore del calcio, e quindi sono molto contento di aver fatto questo percorso. Poi ho fatto un anno di Serie C con l'Avellino e poi mi ha comprato l'Empoli, dove appunto ho fatto il primo anno di Serie B. Inizialmente avevo un pochettino di difficoltà nell'approccio della Serie B, perché comunque la squadra era forte, io venivo dalla Serie C, il passo era abbastanza ampio e quindi ho dovuto un po' migliorare. Poi ho vinto la Serie B con l'Empoli e ho fatto 2 anni di Serie A. E adesso sono molto contento di far parte di questa grandissima famiglia e non vedo l'ora di iniziare. Hai saputo giocare davvero bene le tue carte fino ad arrivare appunto qua. Come ti sei approcciato a questo mondo? C'è qualcuno che ti ha trasmesso la passione o è stata soltanto tramite te? No, la passione me l'ha trasmessa sicuramente mio padre, che era anche lui ha giocato in Serie D. Mi ha aiutato tantissimo, poco tempo fa è venuto a mancare, infatti ogni tanto sento la sua mancanza, le sue parole che mi diceva, e quindi sì, è stato lui quello che mi ha trasmesso il calcio. Hai dovuto fare tanti sacrifici per giocare a calcio? Sì, come penso qualsiasi giocatore abbia fatto, e quindi sono contento del mio percorso. Comunque partire dalla Serie D è sicuramente difficile, però sono contento del percorso che ho fatto e sono molto felice. Direttore, effettivamente è un bel percorso quello di Fabiano. Sì, ma questo è un percorso che fa realizzare a tanti, tanti atleti che giocano, nei dilettanti, di continuare a credere, perché ci sono degli osservatori di squadre di C, di B, ma anche di A, che vanno a guardare i dilettanti e quindi il percorso di Fabiano è un percorso importante, interessante, è un percorso di sempre portare avanti, di parlare, perché dà tanta abilità e sogni ai giocatori che giocano in quelle categorie. Quindi siamo straconvinti che ci sono tanti atleti che giocano in dilettanti che hanno la possibilità di giocare a un livello molto, molto più alto. Quindi tutti i scout, soprattutto quelli della Fiorentina, siamo molto attenti nei campionati dei dilettanti, e quindi
siamo felici che Fabiano è qui con noi e fa parte della famiglia della Fiorentina. Fabiano, non hai ancora 23 anni e sei già stato convocato in nazionale maggiore, oltre ad aver vissuto da protagonista l'Under 21. Ci racconti i tuoi ricordi più belli? Sì, sicuramente il mio ricordo più bello è stato quello del primo gol con la maglia della nazionale Under 21 all'Europeo. Per me è stata un'emozione incredibile, perché comunque, come ti ho detto prima, partire dal basso ed arrivare a questi livelli è stata molto difficile. In quel momento ho ricordato tutti i miei momenti difficili e per me è stata una felicità molto importante. Ma la chiamata da parte della Fiorentina te l'aspettavi? Sì, me l'aspettavo, conosco il direttore, ci siamo parlati e mi ha detto che mi segue da un paio di anni, però sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Direttore, quindi era tantissimo che voleva Fabiano? Beh, direi che anche l'Empoli sapeva che la Fiorentina era sempre interessata su Fabiano, quindi bisogna anche fare i complimenti, come detto prima, all'Empoli per il lavoro che ha fatto con lui. Siamo andati io e Daniele Pradè a vederlo tante volte in partite dove ovviamente lui ha giocato molto molto bene, anche contro di noi, e quindi siamo strafelici che abbiamo trovato un accordo importante con l'Empoli e che Parisi è qui con noi. I tifosi viola sono davvero entusiasti del tuo arrivo. Vuoi dire qualcosa a loro? Sicuramente posso assicurare che quando andrò in campo suderò la maglia, perché comunque sono un ragazzo che quando va in campo dà tutto per la maglia, per i tifosi, e questo sicuramente aiuterà l'approccio tra me e i tifosi. Posso garantire che comunque è una piazza importante e bisogna dare il massimo, e questo sicuramente lo farò. E noi, direttore, non abbiamo dubbi di questo, vediamo la serietà anche dalle parole di oggi. Sì, ovviamente tutti noi non ci abbiamo il dubbio che lui, quando sarà chiamato, darà il massimo e l'orgoglio del suo territorio dove lui è nato e cresciuto, e l'orgoglio della provincia di Avellino. Questo è una bella cosa, un orgoglio anche della Campania, e questo ci fa tanto, tanto piacere. Quindi siamo straconvinti che lui darà il massimo, darà tanto alla squadra, al mister italiano e tutto il gruppo. Io ho davvero le ultime due domande per conoscerti ancora meglio e poi ti lascio libero per oggi, che stasera c'è un'altra sessione di allenamento, sì. Quindi c'è anche da ricaricare le batterie. Quali sono le tue passioni oltre al calcio? Sì, la mia passione oltre al calcio è sicuramente la musica, dove sono diplomato in musica, ho frequentato il primo anno di conservatorio, poi sì, ovviamente non riuscivo a conciliare le due conciliare cose tra il calcio e la musica, e quindi ho continuato con la musica, con il calcio. Sicuramente sono molto contento di avere questo hobby, tra virgolette, e per me mi aiuta tanto anche nel calcio, perché comunque io sono la batteria e l'oboe. Per quanto riguarda la batteria, mi dà i tempi nel calcio, e mentre l'oboe è sicuramente uno strumento molto importante nell'orchestra, e quindi allo stesso tempo mi sentirò importante per la squadra, e quindi sono molto contento di avere questo hobby. Complimenti. Bene, ci abbiamo pian piano abbiamo il presidente commisso con la fisarmonica o il piano. Abbiamo a Fabiano con la batteria, pian piano stiamo facendo una bella orchestra. Un cantante lo troviamo. È il mister italiano. Mister italiano. Fabiano, hai già avuto modo di vedere Firenze, ti piace come città? Ci vivrai bene, volentieri? Sì, sappiamo che Firenze è sempre stata una bellissima città, una tra le più belle d'Italia, quindi non vedo l'ora di frequentarla, anche se l'anno scorso abitavo ad Empoli, però venivo spesso a Firenze e ti posso dire che sono innamorato di Firenze. Come si fa a non innamorarsi di Firenze? Direttore. Beh, Firenze ovviamente fa innamorare a tante persone, ovviamente ci ha fatto innamorare
a tutti noi, ha fatto innamorare Rocco, Catherine, la sua famiglia, anche a me, e quindi noi siamo innamorati anche di Parisi e ci auguriamo un grandissimo futuro, ma soprattutto un grande campionato. Fabiano, hai sentito Rocco Commisso in questi giorni? Sì, il giorno della firma ho ricevuto una telefonata da parte del presidente, sono molto contento e lui comunque mi ha espresso varie, mi ha fatto varie domande su come aveva visto gli Ola Park, su varie domande, quindi sì, l'ho sentito. Direttore, ha altre domande da porre a Fabiano per conoscerlo meglio o lo lasciamo libero? No, lo possiamo lasciare libero perché stasera lo dobbiamo guardare in allenamento dove darà il massimo, è ben riposato perché ha fatto gli europei e quindi purtroppo non siamo stati fortunati, qualche arbitraggio che ci ha danneggiato, decisione di arbitraggio, quindi siamo attenti per l'allenamento di questa sera. E allora Fabiano, noi ovviamente ti guarderemo stasera, ti ringraziamo tantissimo. Grazie per essere stato qua con noi e per averci dato modo di conoscerti meglio, continueremo ovviamente a conoscerti nel giro della stagione, siamo felicissimi di averti qua a Firenze. Grazie mille.